sentito una cosa che mi ha colpito, cioè che ci vuole più coraggio a essere dissociati che pentiti. Ora sarò, cioè mi ha colpito questa cosa perché non riesco a capire immediatamente. Nel senso che di solito il coraggio di pentirsi mi è sembrato sempre più forte, perché cioè il coraggio di dire le cose che possono servire per smascherare, non so, un sistema. E invece questa affermazione fatta anche dall'assessore mi ha colpito e volevo capire meglio, perché credo che sia indispensabile, altrimenti non ho, non riesco a intendere questo coraggio, in che cosa consiste in più. Dissociarsi per Lucio significa non riconoscersi in questa cultura, la cultura dell'arroganza, la cultura della prevaricazione, la cultura di chi si sceglie mattina e dice come devi respirare, come devi vivere e come devi morire. Nel libro di Nunzio i suoi pensieri vanno verso questa direzione, e ci vuole molto coraggio per una persona cresciuta, che ha vissuto per anni, per decenni, in un ambiente dove la cultura è quella, riuscire a capire dal di dentro che non è ciò che vuole. Dunque ci vuole molto più coraggio, e lo diceva lui, per dissociarsi, perché io ho il coraggio di rompere con un ambiente, con una cultura dove sono cresciuto. Pentirsi molto spesso significa farlo per salvarsi la pelle, perché si ha avuto paura. Nunzio ha pagato per intero i suoi sbagli, e dissociarsi significa è un passo in più, è un passo più sofferto. Infatti il suo isolamento è cominciato dalla famiglia, dal quartiere e poi da tutta una città che gli dava la pacca sulla spalla, però alla fine lo ha lasciato solo a morire con il proprio coraggio, la propria coscienza. Grazie. E la grossa rabbia che Nunzio provava non nei confronti, ecco, nemmeno tanto nei confronti della Camorra, ma dello Stato che ha abbandonato per anni e anni un quartiere e che forse è stato il primo a favorire la delinquenza, la malavita e anche il commercio della droga. Cioè quello che ho provato è stata una grossa rabbia nei confronti di queste istituzioni che ci hanno abbandonato per anni, e che non è importante se noi nasciamo nella Napoli bene o in un quartiere a rischio, perché alla fine chi vive a Napoli, chi ama Napoli, o se ne deve andare oppure deve entrare in un circolo di legalità, anche piccola, che però poi non fa altro che aiutare la Camorra, che aiutare la malavita. Bravo. Se lo Stato ha fatto le leggi per tutelarci, ma se noi non rispettiamo queste leggi, come comunque fanno molte persone, comunque fa anche la Camorra, perché noi alla fine andiamo contro le leggi, per fare che cosa che è? Per prevaricare sull'altro. Allora se noi le rispettiamo, rispettiamo noi stessi e rispettiamo anche il prossimo, e quindi riusciamo a vivere in un mondo migliore. Grazie. E poi un'altra cosa, vorrei esprimere la mia solidarietà a tutti quei ragazzi che purtroppo non vanno a scuola. Qui si parla dei ragazzi che vanno a scuola, a dei ragazzi che comunque hanno una certa cultura e hanno una certa consapevolezza, però bisogna comprendere che ci sono persone, anche maggiorenni, che non sanno chi è stato Nunzio Giuliano, non sanno che cosa ha fatto, non sanno di Annalisa Durante, o quantomeno non sanno perché Annalisa Durante è morta, non sanno perché ci sono oggi persone come Don Torino Palmese che si occupano per la lotta alla criminalità, ci sono persone come Geppino Fiorenza, ci sono tantissime persone, ci sono state persone come Falcone e Borsellino. Allora nel momento in cui tutti noi diveniamo dei Falcone, diveniamo dei Borsellino, ma semplicemente dei cittadini coscienti, dei cittadini che lottano contro la criminalità, allora forse le cose potranno cambiare. Grazie. A parte sapere dove stanno queste basi, dove si vendono queste cose, e anche le forze dell'ordine lo sanno, allora dico, anziché parlare in piccolo, bisognerebbe in grande risolvere questi problemi. Ad esempio anche le famiglie camorriste, cioè su internet stanno scritti i nomi comunque di quelli là che governano su ogni zona.
dico, anziché parlarne e diffondere, cioè bisognerebbe andare nello specifico, bisognerebbe fare qualcosa di grande, non soltanto parlarne, perché noi ragazzi lo possiamo fare, possiamo parlarne, possiamo essere d'accordo, però dico, i nomi ci stanno, le zone ci stanno, quindi sta alle forze dell'ordine cominciare a fare qualcosa.